Ciao ragazzi, sono Happy, bentornati su Mega Wow! Ho saputo che la nostra amica Charlotte ultimamente è impazzita per i trucchi di magia che porto qua sul canale. Ci sta provando anche lei, riuscirà a stupirci o farà un casino e verrà fuori un disastro? Sarà brava come me? Io sono il migliore, c'ho anche il capitino. Guardate qua! Siete pronti? Rullo di tamburi? Ta-da! Regia? Taglia! Manda il video! Hola, friend! Ciao, belli gatti, e bentornati in questo nuovo video sul canale Mega Wow! Oggi siamo qui con i trucchi della scienza e oggi, beh, ci sarà con noi il mago scienziato. Ci sarà anche Camilla. Bando alle ciance e iniziamo! Buongiorno, signor mago. Scienziato, mago, scienziato, ho sentito davvero tanto parlare di lei. Buongiorno Camilla, siediti pure. Come fa a sapere il mio nome? Dimmi, cosa vuoi sapere? Vorrei chiederle un paio di cose, alcune cose, un paio di... Gli volevo chiedere qualcosa. Allora, per caso, visto che in classe mi prendono in giro, mi potrebbe dire se in futuro, beh, mi prenderanno ancora in giro? Aspetta Camilla, intanto adesso farò un esperimento per poter capire cosa succederà in futuro e ti farò sapere tutto. Interessante, prendo nota. Voglio farlo anch'io questo esperimento a casa. Guanti messi e adesso iniziamo con l'esperimento. Per prima cosa bisogna prendere il misurino piccolo, prendere la pipetta e l'acqua. 5 mm d'acqua bisogna misurare. Dopodiché bisogna prendere un misurino grande e mettercelo dentro. Poi prendere l'etano, o meglio l'olio, e misurarci 5 mm. Dopodiché metterlo in un altro misurino grande. Allora, questo l'ho messo. Dopo aver aggiunto i liquidi bisogna prendere la pipetta e aggiungerci una goccia di colorante rosso all'acqua. Goccia messa. Adesso bisogna prendere invece il colorante blu e un'altra pipetta e aggiungerlo all'olio. Ok. Dopodiché bisogna prendere i bastoncini di legno e mescolare. Poi andiamo a mescolare qui. Bisogna prendere la plastilina e fare una pallina con essa. Dopo aver fatto la pallina bisogna prendere questo, che sarebbe una provetta, e metterla nella plastilina, incastrandola. Adesso che abbiamo fatto questo, bisogna aggiungere l'acqua colorata alla provetta. Camilla, adesso è arrivato il punto più importante, che capiremo se te in futuro verrai presa in giro oppure no. Se i due liquidi si mescoleranno, allora significa che ti prenderanno in giro. Prendiamo l'olio colorato con la pipetta e mettiamolo qui dentro. Pronta Camilla? Dimmi, mi prenderanno in giro? I due liquidi, come vedi, non si stanno mescolando. Perciò, Camilla, ti sto per dire una notizia super bella. Te in futuro non verrai presa in giro assolutamente. Sì! Infatti si può notare che i due liquidi non si stanno mescolando, perciò sono davvero super contenta per te. Questo esperimento è uscito davvero molto bene. E adesso voglio mescolare i due liquidi per vedere cosa succede. Adesso invece sono mescolati. Se sarebbe uscito così, te verresti ancora presa in giro. Invece no, perciò brava Camilla, ti auguro davvero un bellissimo futuro. Hai altre domande da chiedermi? Ok, allora, la seconda domanda è a scienze. Visto che faccio abbastanza schifo in questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi e settimane, mi saprebbe dire per caso se sarò brava in futuro geometria? No, scienze. Ok Camilla, posso aiutarti. Adesso faremo un esperimento per capire se te in futuro sarai brava in scienze oppure no. Iniziamo prendendo due bicchierini e mettendo due cucchiaini in ogni bicchiere di bicarbonato di sodio. Fatto, adesso aggiungiamoli anche qua. Dopo aver messo il tutto, bisogna prendere due cucchiaini di detersivo per piatti e metterli dentro ogni tazza. Adesso bisogna prendere una pipetta plaster, prendere il colorante blu e il colorante rosso, prendere un'altra pipetta plaster, prendere il colorante blu e mettere 5 gocce dentro la tazza. 1, 2, 3, 5. Adesso prendiamo l'altra pipetta plaster
e aggiungiamo altre 5 gocce in quest'altra tazza. E ora prendiamo l'aceto e il misurino. Camilla, pronta, perché adesso ci sarà da svegliare tutto quanto. Dipenderà dalla schiuma che uscirà in ogni tazza. Se uscirà tanta schiuma, allora significa che sarà, cioè, te sarai bravissima a scienze. Invece, se uscirà poca schiuma, farai letteralmente schifo a scienze. E ora prendiamo l'aceto e mettiamo 25 mm dentro il misurino piccolo. Mettiamolo qui. Oddio. Ok, sta uscendo davvero tanta schiuma. Adesso vediamo un po' se qui uscirà tanta schiuma. Qui sta uscendo un po' meno, sta salendo piano piano. Qui ha fatto tutto più veloce invece. Allora Camilla, aspettiamo che questo salga su, perché ci vuole davvero tanto tempo. Sali, okay. Sarò brava a scienze. Qui invece uscì davvero tanta schiuma, perciò Camilla penso che tu sarai bravissima a scienze. Come? Sì, Camilla. Ok, e adesso vediamo qui invece cosa sta per succedere. Esce lentissima. Comunque se la tocchiamo è davvero una consistenza stranissima. Camilla, sarai davvero fortunata a scienze. Oh, finalmente. Oddio, mi sono tolta il peso di dosso. Qui è uscita davvero poca, perciò può significare che te a scienze in futuro sarai bravissima, solo che alcune volte sbaglierai qualche cosina, ecco. Adesso ci tocca pulire il tutto. Ti è rimasta solo una domanda da farmi. Dimmi. Volevo fare la terza domanda e ultima domanda. Praticamente Giuseppe mi vuole bene, mi ama. Allora, posso risponderti a questa domanda. Adesso però tu dovrai andare lì davanti a quello specchio dove c'è quella candela. Quello specchio. Te ora vai lì davanti, poi ti chiamerò e ti dirò se lui ti vuole bene oppure no. Io intanto inizio, vai pure. Oh, ok. Prendiamo il misurino grande e mettiamo il latte fino ad arrivare a 100 mm. Versiamo nel piatto. Adesso prendiamo il misurino piccolo e ci mettiamo un po' di detersivo per piatti e lo mettiamo da parte. Adesso prendiamo le pipette, prendiamo i coloranti e ci facciamo delle gocce. Gocce fatte, adesso prendiamo il rosso e ne facciamo altre. Poi bisogna prendere il bastoncino e immergerlo dentro il detersivo. Ecco qua. E pungere le bolle di colorante. Ok, guarda. Adesso se ci sarà più rosso nel colore significherà che Giuseppe ti ama. Invece se c'è più blu significherà che Giuseppe non ti ama. Oddio, Camilla. Penso davvero che Giuseppe non ti ama, perché il blu è davvero diventato gigante, il colore si è sparso super blu. Come no? Perciò mi dispiace davvero tantissimo, ma Giuseppe non ti ama. Piangere. Aspetta, ho qualcosa che ti può fare felice. Lo prenderò dentro la mia scatola magica. Un palloncino. Questo palloncino ti renderà felice. Voilà, ecco a te. Grazie. Bene ragazzi, se questo video qua vi è piaciuto lasciate un bellissimo like. E entro mezzanotte arriviamo a 3000 like. Ciao Happy e ciao Megatri. Ciao. Beh, diciamo che non è brava come me, ma se l'è cavata. Ragazzi, ricordatevi di seguire i trucchi di magia che vi porto qui sul canale di Mega Wow e commentate per decidere chi è più bravo. Ci vediamo al prossimo video, ciao!